Il Chitral è la provincia più remota del Pakistan, nell'estremo nord. È una zona montuosa, a volte arida e desertica, a volte lussureggiante, che porta ai confini con l'Afghanistan e la Cina. Siamo ai piedi del Pamir, dove iniziano le interminabili catene di montagne dell'Hindu Kush e del Karakorum. Seguendo la celebre Karakorum Highway, la strada che conduce verso la Cina, Chitral è un passaggio obbligato. Questo territorio fu diviso nel corso dei secoli in molti e diversi piccoli regni, indipendenti tra loro. La città di Chitral, capoluogo della regione, adagiata lungo le rive del fiume Mastui, è una cittadina tranquilla, ricca di attività e di imprevedibili possibilità di commercio. La parte vecchia della città si trova ad est del fiume, quella moderna sull'altra sponda e, come ogni realtà dell'Asia centro-orientale, presenta le caratteristiche più evidenti di varie culture. Una è di natura agropastorale, l'altra è molto più vicina alla realtà dei nostri giorni. Piccoli ristoranti all'aperto cucinano deliziosi shish kebab, i tipici spiedini di carne di montone per una clientela varia e spesso solo di passaggio. Politicamente il Chitral è una regione del Pakistan, dal punto di vista amministrativo però è autonomo. Tecnicamente è un'area diversificata. Convivono qui arabi di fede musulmana, indù del Kashmir, mongoli nomadi e popolazioni allo stato primitivo. Si tratta del popolo dei Kafiri Kalash, che vivono secondo antiche regole tribali. Un dato interessante del Chitral è che, contrariamente a quanto si crede, il gioco del polo non è stato inventato in Gran Bretagna, ma da queste parti. I cavalieri persiani cominciarono a sfidarsi in questa insolita gara già 500 anni fa, e forse prima ancora. Dalla Persia, poi, il gioco si è diffuso nelle altre regioni dell'Asia centrale. Solo nel 1700 gli inglesi, reduci da una dura guerra combattuta sul Khyber Pass, introdussero in Europa questo gioco, portando il numero dei contendenti da 5 a 4, rendendolo così forse meno pericoloso, ma più spettacolare. Nel Chitral si svolge annualmente una grande competizione tra i migliori cavalieri di tutto il Pamir. È questo un momento importante anche per la compravendita di cavalli. Da Chitral, seguendo un'impervia mulattiera scavata a mezza costa nel monte An, si raggiunge la valle di Rumbur, dove vivono i mitici Kafiri, dalle origini misteriose. Si tratta di una popolazione che è probabilmente di origine indoeuropea e che, secondo la leggenda, discenderebbe dai soldati che seguirono Alessandro Magno
nel corso della sua spedizione. Alcuni di questi soldati si sarebbero stabiliti in questi luoghi attratti dalla bellezza delle donne. Questo spiegherebbe perché i Kafiri sono di carnagione bianca, assolutamente diversi da tutte le altre popolazioni che abitano il Pakistan. Spesso sono addirittura biondi e hanno gli occhi celesti. In realtà non è mai stata stabilita la loro esatta etnia. La cosa certa è che questa popolazione venne deportata dall'Afghanistan e obbligata a vivere nelle valli che segnano gli attuali confini con il Pakistan. I Kafiri non sono né musulmani né induisti. La loro religione si esprime nel culto del fuoco e nella adorazione di idoli che rappresentano gli antenati. Un gran numero di divinità di vario genere viene dopo Imra, il creatore supremo, Mahandeo, dio del miele, Varien, divinità dei campi, Sajigur degli uomini e Jastak delle donne. A tutte queste divinità viene dedicata una danza tribale interpretata solo da donne e ragazze giovanissime. I loro gesti sono molto primitivi ed eseguiti secondo ritmi elementari. Le donne devono indossare i loro migliori copricapi in tessuti con conchiglie ciprea e bottoni e portare al collo innumerevoli fili di perle colorate, messe in risalto dalle vesti nere. Il suono di ogni campanellino vuole richiamare le grazie di uno degli dei. Ogni piccola frangia rappresenta l'appartenenza ad un ceppo familiare. Gli occhi dei bambini esprimono la fierezza di un popolo indomito, evidenziano l'appartenenza a una razza libera che non vuole essere contaminata da culture estranee. Si dice, infatti, che da almeno 6 generazioni i matrimoni siano avvenuti solo all'interno del gruppo etnico originario. Il Kafiristan è una delle poche zone al mondo rimaste indifferenti allo sviluppo tecnologico. Le persone anziane sono particolarmente rispettate in quanto rappresentano il tramite vivente con il sapere tradizionale. Le attività dei villaggi si svolgono secondo metodi artigianali di origine antichissima. Le case vengono costruite da esperti falegnami che ricavano le assi necessarie segando a mano grossi tronchi d'albero. Oltre all'allevamento, per lo più di bovini, queste popolazioni traggono sostentamento dalla coltivazione, spesso a terrazze, di mais e riso. Se la vita della comunità durante i mesi estivi si svolge principalmente all'esterno, le donne cucinano e tessono sedute su ampie terrazze, d'inverno sarà il fuoco, da sempre la divinità più venerata, ad essere l'unico conforto durante le lunghe e gelide giornate.